Eccoci qua, pronti per lavorare. Allora, innanzitutto, come vi ho detto, i guanti sono fondamentali. Adesso, per mescolare lo stucco bicomponente, se ne prende una dose che più o meno spero sarà sufficiente. La spalmo sul mio pezzettino piccolino di vetro sintetico. Una goccina piccola di catalizzatore. Niente di più. Iniziamo a lavorarla con la spatola, in modo che il catalizzatore venga mescolato bene allo stucco. Ovviamente bisogna impastarlo un po' di volte per essere ben certi che abbia preso completamente nell'impasto. Ok, adesso si inizia a stenderlo. Come vedete è una cosa molto molto facile. Ovviamente prima se ne dà in abbondanza e poi si va a levare. Questa intanto è solo una prima passata. Sappiamo benissimo che ce ne vorrà un'altra per andare a levigare. Forse con questa dose riesco a farli tutti e due. Sì che ce la faccia a farli tutti e due. Spettacolo. L'importante adesso è dare una bella levigata, perché poi avremo dei problemi se no con la seconda passata a togliere tutto questo. Adesso con la spatola morbida, ormai abbiamo già fatto il suo lavoro, prendo un altro pezzettino di vetro sintetico e lo uso per levare via tutto l'eccesso ai lati, proprio per facilitarci poi la vita quando andremo a dare la seconda mano. Quasi quasi, già che ho usato poco catalizzatore, potremo anche provare a dare una mano un attimino più abbondante al centro e vedere se riusciamo, magari con l'uso del polver, ad andare un pochino più sopra. Direi di sì. Ma già lo stucco inizia a indurire, anche se il catalizzatore usato è stato effettivamente davvero poco, inizia a tirare. Ok, adesso andiamo a togliere l'eccesso. Benissimo. Adesso proviamo col pezzo di sotto, sempre che lo stucco regga. Una corsa contro il tempo. Benissimo, direi che ci siamo. Adesso bisogna solo aspettare possibilmente 24 ore che lo stucco faccia presa. Oddio, loro dicono di meno, però 24 ore sono un tempo più che accettabile per avere la certezza di lavorare bene. Una cosa importante, prima che lo stucco solidifichi completamente, pulitevi sempre la spatolina di gomma. Il polver, chi se ne frega, si butta via. Però la spatolina di gomma, visto che costa una cifra discreta, si tenta perlomeno di dargli una pulita. Una pulita migliore gliela si darà sicuramente quando lo stucco ha tirato e si può spezzettare facilmente già solo piegando la spatolina, però il grosso gli si può togliere. Un'altra cosa da ricordarsi è quella di chiudere sempre il catalizzatore bene. Qua, e chiudere altrettanto bene lo stucco di componente, perché se no ve lo giocate. A me è successo di bruciarmi così un barattolo da 750 grammi e mi è girata un po' con l'anima. Ok, a questo punto vi prendete il pezzettino di polvere in mano, vi ci levate il guanto sopra per essere sicuri poi di non sporcarvi, e stessa cosa fate con l'altro guanto. Upete, decollo. Ok, a questo punto dobbiamo solo che aspettare 24 ore e poi ci aggiorniamo. Tanto grazie per averci buttato un occhio.